Zombie Apocalypse. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog anche questa volta, e niente, sto scendendo un po', ma tanto tra poco devo rientrare, quindi non la esco un po' per fare un po' di passeggiata se non vuoi, e rimasto a mio mezzo, anzi vabbè, che l'ho già visto, però ve lo vedremo stare lo stesso. Cosa per appunto di bello, basta le voci, ragazze, perché mi vergogno un po', però non dovrei vergognare, però un po' sì, quindi vabbè, niente. Allora, adesso io tra poco attraverso, perché oddio c'è la vespa. Allora, ti dicevo, tra poco attraverso perché non ho idea ancora dove andare. Allora, aspetta un secondo, 11:20, correttamente. Allora, prima di mezzogiorno voglio essere a casa, perché altrimenti non riesco a vedermi i pannelli, perché ha già cominciato un bel pezzo, e quindi non lo so, eccomi qua, sto attraversando, cioè, e niente. Non c'è molta gente, non so se si vede, non c'è molta gente, già, e quindi nulla. Allora, non so ancora manco io dove andare, sta facendo tardi, è quasi, vabbè, non è proprio quasi mezzogiorno, però, boh, e niente. Allora, io tipo devo attraversare. No, aspettate, però sto di qua, quindi perché non va mai più. Aspettate. Allora, siccome c'è gente, mi tocca solo quella telecamera. Però, comunque, quando vado più là, potrò trovarla. Eccomi. Allora, non mi posso mettere molto al centro della telecamera, perché voglio far riprendere un po', voglio far vedere semmai la visuale del mio paese. Allora, tra poco riattraverso, perché sono già due volte che riattraverso. Allora, nel frattempo vi racconto già due cose, che se riesco, perché non l'ho detto, già non so neanche cosa dirvi. Ah, la mia musica del momento già lo sapete, è molto cosa. Ok, stavo provando a vedere. Allora, la mia musica del momento sono Sonora, e poi non lo so, Giorgio. Non lo so, c'è tantissime canzoni, ragazzi. Ogni tanto ascolto anche Achille Lauro. Se sentite rumore, vedete qui. C'è. Ah, andiamo bene, c'è un matrimonio. Già, c'è un matrimonio. Non so quante volte lo ripeto, tutto due volte, vabbè. Niente. E nulla. Quindi. Sì. E là sono un po' cento di spesa, ma si deve la parte, quindi ecco perché faccio una pecuneria. E là vedete, sto girando a metà del centro. Questo, allora, tutto quello che avete visto voi è il centro storico, e di qua si va a destra.
c'è una libreria per comprare libri o qualcosa per la scuola, qui c'è un bar e nulla. Da questa parte invece c'è la piazza, si chiama Piazza del Panno questa, vedete? Aspettate, qua c'è Piazza del Panno, cioè, non ve lo inquadro molto perché adesso si sente. Vabbè, io non mi faccio, voglio evitare. E nulla, quindi che dirvi? Io tra poco torno indietro perché non voglio andare al porto perché c'è troppo caldo e poi si stacca. No, non è la scusa ragazzi, è così. Non voglio andare al porto. Oddio, sto sudando. Aspetta un secondo. Bella quella manga davanti alla telecamera. Vabbè. E niente. Quindi, allora, prendete un secondo. Aspettate un attimo. Eccomi qua, dunque, tra poco io torno indietro perché... Perché sì ragazze, come... Che tipo di bello. Nel frattempo, oggi il mio atleta è sempre qui. È quello di ieri mattina. Però o stasera o domani cambio outfit perché mi sono già stancata di tenere questo outfit. O come devo essere, vabbè, questo abbigliamento, vedete? Eccolo qua. Vabbè, nulla di che ragazze. Ora si torna indietro perché preferisco così. E niente. Quindi che dirvi? Preferisco. Allora, sono le 11:26, va bene, dai, ciao, torniamo indietro e ritorno a casa. Una roba di acceleramento, non so se si è sentito il rumore, però così. Allora, qui c'è un negozio di sobacco. Qua c'è un altro che non so di cosa sia, vedete? No, non ho fatto vedere niente, vabbè, sono di fretta oltre a casa e c'ho anche fame tra poco. Non so se mi spiego. Comunque, a proposito di... ve lo sto dicendo in un video live su YouTube, che vi stavo dicendo praticamente che le ricette sempre non le posso fare perché ci vogliono gli ingredienti. Ci vogliono, come si può dire, le... Ci vogliono gli strumenti adatti e io non ho come poterli fare, quindi non lo so. Non c'è tutte le cose per fare. Ma è bello, scusate. E quindi non lo so, ragazzi, non so che dirvi. Boh. Tutto siamo a 8 minuti e 23 secondi là. E vabbè, tra poco tanto chiudo e niente, e ci si becca più tardi, anzi più tardi no, perché più tardi forse farò una live, sì, ci si becca più tardi e niente, quindi adesso sono di nuovo in piazza di chiesa, non so se si vede, sì, sono in piazza di chiesa. Eccomi qua e niente, quindi ho preferito tornare a casa, attraverso se riesco, sì, mi tocca attraversare perché non voglio problemi con certe persone. Allora, eccomi qua, ho attraversato e niente. Gente che mi prende per matta perché faccio videoblog, ma sinceramente mi dico la cosa, ragazzi mia, non me ne può creare una mazza se mi prende in giro, se la fosse ridono, tanto anche loro fanno video, cosa vi vedete, anche loro fanno video, quindi vabbè, no comment,
avanti, non lo so ragazzi, fino a che punto arriva la gente. O spot, o non lo so. Boh, vabbè. Ciao. Boh, vabbè. Comunque, a parte questo, come sto io? Sto bene. Grazie a Dio sta tutto bene col canale YouTube. Ah, Instagram, mi avete fatto solo i complimenti, vi ringrazio di cuore. E niente, adesso qua sono di fronte a un fioraio, una fioraio non so, qua c'erano due bottega, da queste parti, qua c'è un bisù, negozio bisù, gioielleria, quello che è, e niente. Adesso io volevo staccare perché devo anche attraversare. Allora, rieccomi. Sono arrivata qui, nella seconda via di via Arsenal. Non so che via sia questa, se sia via. Non vedo una cippaletta di qui. Boh, cos'è questa? Via... Boh, dove non importa. E da qua non vedo nulla, quindi c'è un perdere. Sì, è tutta via Arsenal, ragazzi, non volete che vi dico. È scritto là sotto, ok? E nulla, tutta la piazza. Adesso come vedi sto arrivando vicino a un negozio di articoli per la casa, sta roba così. Insomma, se li vedete, quelli qui, vedete? Qui ci sono una casa, queste cose così, pensili e robe varie, vedete? Dicono che è aperto, ma non è aperto, quindi vabbè, lasciamo stare. E nulla. E adesso percorro la stessa strada che ho percorso con voi quando sono uscito di casa, cioè questa salita qui, che non so cosa si possa vedere, ma vi dico, vi giuro che da quella parte si scende e poi si risale, ovviamente. E niente, questo che vedete voi, questo giallognolo qui, questo giallo, non so come dirvi, boh, questo giallo che vedete dietro la telecamera, che io ho appena fatto vedere, indicare, che vi ho appena indicato, è una casa che sembrerebbe un B&B, vabbè, non voglio dirlo all'inglese perché non si riuscirei mai, vabbè, io con l'inglese non è che faccio, quasi. Sì, lo so, sentite il mio fiatone perché ho camminato, non dico veloce, ma quasi. E quindi scusate se mi sono girata, ma per la vedere se c'era macchine che arrivano, anche se le sento, però è sempre bene che mi giro a guardare se arrivano macchine. Allora, questo vi dicevo, è un B&B questo alle mie spalle. E quindi nulla, è carino, sì, per carità. Un po' caro, non ho detto che... Cioè, vabbè. Non dico altro perché non voglio storie. E nulla, sto tornando a casa adesso. Qua attorno a me ci sono un sacco di case, tutte belline, carine. E ce n'è una invece in costruzione. E chissà quando la sbrigano, boh. Anche qua in Italia i tempi sono quelli che sono per costruire una casa, ma va, non lo sapremo. Se non ce lo dici tu me la... Già. E vabbè, allora niente ragazzi, adesso mi fermo qua e ci si vede al prossimo video. Nulla che dire, se vi va sostenetemi con un like, un commentino e perché no, appunto, ci si vede al prossimo video. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video e aggiornamento sul mio canale YouTube. Ciao, un bacione.